Io sono in compagnia del Presidente del Consiglio regionale di Basilicata Cicala. Lei rappresenta, diciamo così, tutti e 131 comuni della regione che qui oggi virtualmente si uniscono in questa preghiera collettiva. Infatti io credo che oltre ad essere la festa di tutti i materani, è una festa per tutta la nostra regione, per tutta la Basilicata, per tutti i credenti e i fedeli. Questo lo dico con grande gioia e vorrei anche, come dire, sottolineare quelle che sono state le parole dell'Arcivescovo, le parole molto belle rivolte al popolo di Maria. E io provengo proprio da un'altra città di Maria, che proprio nei giorni scorsi vi è stato questo gemellaggio, questo ponte immaginario, ma davvero un ponte, un collegamento tra due comunità devotissime, e non posso che essere orgoglioso di questa nostra lucanità, di queste nostre tradizioni, di questa identità e devozione al culto della Madonna. Quindi un grande, come dire, ringraziamento ai materani per aver accolto i tanti ospiti, tanti pellegrini, dovremmo dire, giunti qui da ogni dove, da parte della regione Basilicata e non solo. Quindi a loro rivolgo le mie grazie di cuore e il mio pensiero da Presidente appunto del Consiglio regionale di Basilicata. Io tornerei un attimo sugli spunti lanciati nella sua omelia da Monsignor Caiazzo, un'omelia, come dire, di speranza ma fortemente radicata rispetto alle priorità quotidiane del nostro territorio: l'ambiente, il turismo, il lavoro. In verità devo dire che l'Arcivescovo ha davvero avuto, come dire, una sensibilità incredibile e anche, devo dire, un coraggio, come sempre, a voler affrontare delle tematiche delicatissime. Ha parlato appunto di ambiente, ha parlato anche di maternità surrogata, temi davvero molto molto delicati, importanti e sentiti da tutta la cittadinanza, dalla comunità non solo regionale. Quindi ed è importante accendere, come dire, un'attenzione, a fare in modo che insomma si metta al centro anche del dibattito delle nostre comunità religiose quella che è l'etica. Sono temi che vanno affrontati con coraggio e vanno discussi, ecco, attraverso un dialogo che non può e non deve mai mancare, come in questo caso. Allora bene ha fatto l'Arcivescovo a voler sollevare il tema dell'etica, e noi non possiamo che, come rappresentanti delle istituzioni, farci carico di questo appello, di questo richiamo, no, alla responsabilità da parte dell'Arcivescovo. Però, come è stato detto, l'Arcivescovo ha concluso la sua omelia sempre con quel messaggio di speranza che non può mai mancare in queste occasioni.